Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone. Oggi puntata interamente dedicata alla Serie D. Ieri ci siamo occupati delle due partite di Pescara e Teramo in Lega Pro. Vittoria per il Pescara, pareggio per il Teramo. Ieri abbiamo fatto tutti i discorsi relativi alle possibili combinazioni per il Pescara, per la rincorsa al terzo posto, per il Teramo, per la rincorsa alla salvezza, che praticamente è quasi fatta. Oggi ci occupiamo del quarto campionato nazionale, ovviamente il girone F, quello che riguarda le nostre squadre abruzzesi, che vedeva una sfida tutta abruzzese in questo undicesimo turno del girone di ritorno. Lo ha vinto il Chieti a Notaresco 2-1 con un gol bellissimo nel finale di Marco Mariani. Ovviamente sarà il servizio di apertura, poi vedremo anche il pareggio del Pineto, quello della Vastese. Purtroppo ci duole salutare il Nereto, che matematicamente è retrocesso dopo la sconfitta a Trastevere nel campionato di eccellenza. Saluta dopo una sola stagione la Serie D, ovviamente sarà tema anche di ripartenza per la formazione vibratiana, per un futuro magari che ci auguriamo roseo in prospettiva, ripartendo dal massimo campionato regionale. Sconfitta anche per il Castelnuovo a Fiuggi 1-0. Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti, con voi qualora lo vogliate, al 392-623-7060. Saluto in redazione, vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio, e non solo questo pomeriggio ovviamente, Andrea Costantini. Ciao, ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Oh, mi fa particolarmente piacere avere il nostro studio. Andrea, tu che sei un mago dei nomi, però adesso ti faccio una domanda troppo complicata: quanti gol ha fatto in carriera? Difficile, tanti però. Neanche mi butto, non voglio fare una figuraccia, però insomma, grande bomber di qualche anno fa. Beppe Giglio, benvenuto. Grazie, nei grazie a voi, studi. Grazie. Oggi presente. Però mi pare oggi abbia segnato il figlio, lui non segna più. Perché non gioca tramandato. Più, ha tramandato l'istinto del gol. Oggi presente sulle tribune del Savini per Notaresco Chieti. Vediamoci intanto i numeri della giornata con l'ausilio della grafica. 28esima giornata, Aurora Alto Casertano Vasto Girardi 2-4, Fiuggi Castelnuovo 1-0, Montegiorgio Vastese 0-0, Notaresco Chieti 1-2, Pineto Fano 1-1, Recanatese Porto d'Ascoli 3-0, San Benedettese Matese 3-2, Tolentino Castelfidardo 2-1, Trastevere Nereto 2-0. La classifica comanda la Recanatese, ovviamente, e mano a mano che ci si avvicina, peraltro anche una gara da recuperare, mano a mano che ci si avvicina, che scarseggiano le giornate, la formazione leopardiana è sempre più vicina all'approdo in Lega Pro. 57 punti per la Recanatese, 51 per il Trastevere, 50 per il Tolentino, 47 per il Fiuggi, 43 per il Notaresco, 42 per Vastese e Chieti, 40 per il Pineto, anche il Pineto ha le partite da recuperare, 39 punti per Porto d'Ascoli e San Benedettese, 36 punti per Vasto Girardi e Matese, 35 per Fano e Castelnuovo, 34 per il Montegiorgio, 31 per il Castelfidardo, 12 per il Nereto, 7 per l'Aurora Alto Casertano. Questi sono i numeri di una giornata. Poi peraltro in settimana c'è stato anche lo slittamento di due giornate di campionato del girone F per permettere i recuperi, e io penso che sia anche giusto così, per non ingolfare un calendario che spesso e volentieri, oggi si è tornati alla normalità, però a volte ha visto qualche rinvio che oggettivamente era giusto, ma che in corso d'opera ha un po' fatto in modo che alcune squadre abbiano una classifica ancora un po' virtuale. Facciamo così, prima di andare al commento ci vediamo subito il servizio. Notaresco Chieti 1-2. Tenacia e volontà di crederci fino alla fine, gli ingredienti che bastano al Chieti per violare il Savini di Notaresco, uno di quei campi in cui è difficile persino strappare punti e che invece ne regala 3 alla squadra di Alessandro Lucarelli, che passa 1-2 grazie alla perla nel finale di Marco Mariani. Un successo pesante come un macigno per i neroverdi, che tornano con in valigia un pieno di entusiasmo che non fa mai male. E dire che mancava ancora Fabrizi davanti, a cui si era aggiunto Bassini
dietro, mentre in casa rossoblù Maio ed Esposito, seppur recuperati, partono dalla panchina, ma il senso della gara per certi versi è in un approccio subito super del Chieti, che colpisce immediatamente. Il tiro di Verna dalla distanza al sesto è velenoso al punto che Shiba rimane immobile e fa esplodere i 100 e passa tifosi nero-verdi al seguito. In generale gli ospiti sono più reattivi. Al 17esimo Aquilanti lancia El Wasni, che controlla non benissimo e vede la sua conclusione respinta dalla difesa di un notaresco che si fa vedere solo al 20esimo, quando Valenti invita Pampano. L'11 supera forti ma è costretto a calciare alto dopo la chiusura della difesa. Un sussulto però, perché la squadra di Lucarelli ci riprova col cross da sinistra di Pietrantonio, ribattuto ancora sui piedi di Verna, che stavolta non trova la porta. Epifani inserisce Blando per Diarra e trova la rete del pareggio al 43esimo. Valenti inventa per Pesce, atterrato da Pietrantonio in area. Nessun dubbio per Ravara e Dorato dal dischetto fissa il punteggio sull'1-1. Punteggio che traballa dopo altri 60 secondi, quando Forti e Super sul mancino ancora di Valenti. Pampano in apertura di secondo tempo avrebbe il pallone del sorpasso, liberato ancora dal solito Valenti, ma bisticcia con la sfera al momento decisivo e la difesa del Chieti rinviene. Ripresa viva, Pietrantonio prova a sorprendere Shiba col piazzato da posizione defilata, problemi che l'estremo difensore non ha quando Siragusa lo chiama all'intervento col destro dalla distanza. Lucarelli inserisce Ventola per Verna e il numero 18 in transizione indirizza bene la staffilata, che chiama Shiba al tuffo per la respinta. Epifani risponde con Scimia ed Esposito, che orchestra quest'ultimo un'azione tutta verticale che Massarotti non concretizza come potrebbe. I tentativi sempre dalla distanza, ancora di Ventola prima e Valenti poi, sono i prodromi del successo del Chieti, firmato da Mariani, minuto 89, il cui sinistro al volo dopo una respinta di Shiba e una saetta imparabile che fa impazzire la curva Volpi, trasferita sugli spalti del Savini e che non trema quando Blando con l'ultimo tentativo chiama Forti alla presa in due tempi. L'1-2 conferma che il Chieti è ormai squadra matura, dalle armi molteplici ma in possesso soprattutto di un'identità chiara, con la quale giocherà fino alla fine del campionato. Per il notaresco un passo falso che certifica quanto questa stagione abbia l'andamento delle montagne russe. Il possibile riscatto è dietro l'angolo. Giovedì in Abruzzo arriva il Tolentino. Oh, queste erano le immagini della partita di questo pomeriggio. Oggi Andrea mi ha chiamato a dare un giudizio finale proprio al triplice fischio, mi ha chiesto se il successo era meritato del Chieti. Ho detto, per quanto visto in campo è meritato il successo del Chieti. Sei dello stesso avviso? Che te ne è parso della partita? Sì, Jacopo, assolutamente sì. Insomma, la partita è vero che è stata molto equilibrata, però è pur vero che poi se non fai gol, quelle due o tre occasioni che ha avuto il notaresco, poi insomma capita che la partita la perdi. Però sicuramente nell'arco della partita il Chieti è stato più ordinato, più organizzato sotto il profilo della gestione anche del pallone, insomma delle occasioni, e quindi niente, alla fine ha portato a casa questi tre punti che pesano tantissimo all'interno di questo campionato, perché insomma vincere a Notaresco non è mai semplice, e quindi per il Chieti, che comunque a inizio stagione doveva tra virgolette raggiungere una salvezza tranquilla, in questo momento si può giocare la possibilità di andare ai playoff. Con questo entusiasmo pensi che Lucarelli, poi a fine gara, tra un po' lo sentiremo, ha detto è un successo che vale se poi giovedì faremo lo stesso contro il Monte Giorgio, ma pensi che questo entusiasmo possa portare questa squadra ad un rush finale per giocarsi veramente le carte, perché di fatto il Chieti è lì, in zona playoff, manca un punto? Ma penso proprio di sì, nel senso che comunque in questo momento, ripeto, essendo partiti per una salvezza tranquilla, avendola quasi tra virgolette raggiunta, anche se insomma ancora mancano un po' di partite, la spensieratezza può essere un vantaggio per questa squadra, che ripeto era partita con ben altri obiettivi. Quindi è normale, come ha detto bene il mister, adesso giovedì devi dare seguito alla vittoria di Notaresco, e quindi se dovesse andare bene per i Chieti giovedì in casa con Monte Giorgio, è normale che insomma il salto sarebbe doppio in classifica. E dire che mancavano oggi
il Fabrizi che non era stato recuperato, mancava Bassini dietro, Di Mino non nella sua giornata migliore, però probabilmente questa squadra, e parlo del Chieti, è una squadra che è stata costruita ma soprattutto poi rifinita in corso d'opera, specie in mezzo dove ci sono arrivati Mele, Mariani, c'era Verna, cioè è una squadra che ha in mezzo al campo struttura fisica, tecnica, interdizione. Ti piace come è costruita? Assolutamente sì, insomma noi l'anno scorso io mi trovavo lì a Chieti, esatto, quando abbiamo fatto il campionato d'eccellenza, e parecchi ragazzi insomma ci sono anche quest'anno, poi insomma quest'anno il mister insieme alla dirigenza è riuscita a tassellare la squadra, a mettere dentro insomma dei ragazzi che sono molto validi e che comunque stanno dimostrando di valere la categoria. Il Notaresco invece che impressione ti ha fatto? Io Notaresco l'ho visto già parecchie volte, quasi tutte in casa. E, ripeto, è una squadra un po' strana, è normale che il potenziale è altissimo, è una di quelle squadre che dovrebbe stare nelle prime tre posizioni, nelle due o tre prime posizioni. E, è normale qualche punto l'ha perso e questo è un po'. Insomma, dispiace perché è una di quelle realtà che ormai negli anni si è consolidata e che forse meriterebbe di avere qualcosa in più. Spesso, correggimi se sbaglio, visto che l'hai vista tante volte, questo è gol bellissimo, peraltro di Marco Mariani, che oggi ho anche salutato, ho detto mamma mia che gol, da dove l'hai tirato fuori, e mi fa particolarmente piacere. Dicevo, è una squadra che dà sempre un po' l'impressione che si affidi per fare male più alle individualità che ad un ritmo di gioco che oggi, per esempio, contro una squadra molto ritmata come il Chieti, sembrava non avere. Come risposta, dico? Beh, forse è la caratteristica della squadra, insomma, è una squadra, secondo me, diversa e costruita in maniera diversa dal Chieti, anche per i giocatori che ha. E anche per il modo di giocare che ha mister Massimo Epifani, insomma, hanno due modi diversi di interpretare il calcio e quindi questo poi in campo fa la differenza per i giocatori che lo interpretano. Sì, effettivamente è meno dinamica, è meno rapida, meno sgusciante, diciamo, del Chieti, diciamo, sotto questo punto di vista, anche se poi davanti ha dei giocatori che insomma fanno la differenza come Pampano e Valente, che insomma secondo me sono ottimi giocatori. Andrea, te l'aspettavi il successo del Chieti, soprattutto con una prova davvero convincente? Beh, ci può stare perché il Chieti a inizio stagione è stato un team da trasferta ed è tornato a esserlo negli ultimi tempi e in particolare nella gara di oggi, una prova convincente. D'altro canto Notaresco che spesso in casa ha lasciato a desiderare, questa è la dimostrazione che da una parte si è ancora sulle montagne russe, perché Notaresco effettivamente sembrava ora attraversare un momento di migliore condizione, di maggiore anche convinzione, e invece è incappato in una giornata non proprio negativa, ma sicuramente non ha sfoderato la sua migliore prova. Dall'altra parte un Chieti che probabilmente si nutre di quella partita vinta con le unghie e con i denti con il Matese. Quella è stata davvero una partita che ha rigirato la stagione, perché il Chieti era in difficoltà, aver vinto soffrendo con quell'unico tiro in porta quella partita ha ridato all'ambiente maggiore serenità, soprattutto ha ridato alla squadra una maggiore serenità, tanto da giocare oggi una partita davvero di ottimo livello, segnando anche delle reti di pregevole fattura. La rete di Mariani è davvero bellissima, quindi è un Chieti che pur esso è un po' sulle montagne russe, ma da una squadra come il Chieti ci può stare, perché è una stagione da matricola, quindi sta di nuovo reinserendosi in questo campionato e ormai ha preso anche una discreta andatura. Non me l'aspetto dal Notaresco, costruita questa squadra per altri obiettivi, dopo le dimissioni la squadra si era ripresa e oggi questa nuova caduta. I playoff si possono ancora giocare, si possono ancora disputare, però quello che non va bene e questo essere nuovamente caduti in questo modo in casa contro una squadra che sulla carta è una buona squadra come il Chieti, ma ha una caratura tecnica inferiore. Senti Peppe, cose interessanti oggi prima della partita, scorrendo un po' la distinta,
Altro ragazzo che mi fa molto piacere, che lo conosco personalmente, la partita di Pietrantonio, probabilmente l'unico neo è il fallo da rigore su Pesce, però partita da braccetto di sinistra, da quinto di sinistra, da quasi da terzo d'attacco ad un certo punto, ha fatto anche un esperimento interessante che adesso si vede sempre più spesso, cioè il braccetto che va ad attaccare la linea intermedia di campo. Hai fatto un'ottima osservazione, insomma adesso molti allenatori cercano questo dai loro difensori, tra virgolette, ma guarda, Pietrantonio è un giocatore, secondo me, in questo momento meriterebbe anche qualcosa in più, è un giocatore che negli anni era partito per avere un tipo di carriera, insomma si era ritrovato tra i professionisti, poi varie scelte, varie vicissitudini, si è ritrovato di nuovo a rigiocare in eccellenza. Quindi adesso ti dico che giocatori come lui, ma non ce ne stanno tante per quelle caratteristiche, perché ripeto, può fare sia all'esterno, il terzino, il quinto, ha un piede secondo me sì. Ottimo, ha un va mancino, sempre a battere i calci piazzati, sì, questo insomma, dà un po' l'idea del fatto che insomma, ma arriva sempre sul fondo, insomma oggi ha messo 3-4 palloni molto, sì, molto belli per gli attaccanti, quindi ripeto, è un ottimo giocatore, è un valore aggiunto, quindi insomma Chi viene a vedere partite prendesse nota, ora non sarà contento il Chiedi, però insomma, secondo me è un giocatore che merita anche qualcosa in più, anche perché insomma è un 97, un 98, quindi ancora a margine di miglioramento. Scendiamo negli spogliatoi, ci ascoltiamo i due allenatori, Massimo Epifani e Alessandro Lucarelli, al termine della gara. Notaresco Chieti. Mister, brucia la sconfitta, soprattutto quando arriva nei minuti finali. Non è la prima volta ultimamente che cedete proprio all'ultima curva. Ma era successo a Vasto, facendo una grande partita. È successo oggi, brucia, perché prima del gol preso credo che ci siamo mangiati, non dico tanti gol, ma due gol che sono clamorosi. E purtroppo nel calcio, quando non fai il gol del 2-1, può succedere fino al 90esimo di prendere gol, tra l'altro bisogna fare complimenti a Mariani perché ha fatto un grandissimo gol. Questo è il film di quest'anno, ho detto ai ragazzi, purtroppo le annate sono in questa maniera, la potevi vincere tu con due occasioni clamorose, prendi un gol, un euro gol alla fine, in una partita dove è stata anche bella, perché poi è stata una bella partita, da due squadre che sono due buone squadre. Dispiace perché poi andare in vantaggio significava tanto, perché poi il Chieti si doveva aprire per venire a cercare di pareggiare, e sicuramente noi in contropiede o in un'altra maniera potevamo anche portare a casa questo risultato, però dispiace per il finale perché, ripeto, prima abbiamo avuto due occasioni clamorose per portare a casa il risultato noi. Cosa è mancato? Un po' di cattiveria in quelle circostanze? Ma Mattia Pampano ha pensato di stoppare la palla a porta vuota, e il campo non l'ha aiutato sicuramente, però deve tirare di prima, e Massarotti, su azione che gli ha dato palla a Valenti, deve essere più freddo, ma sono ragazzi giovani, sono 2002, ci può stare che sbagliano, quindi non mi sento di colpevolizzare. Dispiace solo per la sconfitta, perché alla fine non la meritavamo, perché poi per le occasioni fatte non meritavamo la sconfitta, e andiamo avanti, dai. È una sconfitta che brucia per quello, per il finale, però ripeto, perdere in questa maniera con un Eurogol ci può stare, purtroppo il calcio è anche questo. Mister, posso chiederti quanto pesa questo successo? Parlo di punti in classifica, parlo di entusiasmo, parlo di futuro. Di entusiasmo lo sentite anche adesso, pesa se giovedì vinciamo, pesa tantissimo se noi giovedì siamo bravi, saremo bravi a vincere questa partita, che è una partita, ripeto, una partita che per noi vale il campionato, non significa che dopo questa siamo salvi oppure dobbiamo puntare ad altro. Significa che 3 punti, se dovessero arrivare giovedì, direbbero che questo gruppo ha fatto il suo percorso, ha maturato tanto e sta portando avanti anche un'idea di gioco che oggi avete visto, che delle volte ci esce meno, delle volte esce di più, però devo dire oggi è una partita veramente strameritata, sarebbe stato un peccato non vincerla, sinceramente sarebbe stato un peccato. Io a questo gruppo gli voglio chiedere, vincendo giovedì, qualcosa di più, quindi poi se questa sarà la nostra sfida che ci piace provare a fare, però vincendo giovedì, perché veramente giovedì è la partita più importante, vincendo giovedì noi ci potremo anche chiedere qualcosa di più, perché i tifosi lo vogliono e la dirigenza pure, e quindi io lo voglio da sempre, e quindi ci proviamo.
Ecco, non nasconde il fatto che comunque Lucarelli dice io lo voglio da sempre in fondo il playoff, ma è anche giusto. Ti chiedo anche questa visione sempre futura, la prossima partita vale un campionato, un obiettivo come i playoff che guardi oltre, il non fermarsi all'oggi, ecco, questo mi ha stupito soprattutto questo pomeriggio, te che lo conosci bene il mister. No, il mister è uno che insomma vede sempre tra virgolette lungo, pensa innanzitutto è una persona molto positiva, quindi lui delle sue sconfitte ne vede sempre il bicchiere mezzo pieno più che mezzo vuoto, ed è logico che in un momento del genere pensi in maniera positiva, ma deve essere così, innanzitutto perché hai l'opportunità e perché insomma te lo meriti. Ripeto, lui è molto, sotto questo punto di vista, è un grande psicologo. Peraltro, dopo una vittoria come quella contro il Notaresco, pensare, perché altrimenti uno diceva vai a guardare la partita contro il Monte Giorgio, probabilmente anche questa è stata la ricetta dell'era Lucarelli sulla panchina, la panchina del Chieti, cioè il fatto di rimanere comunque sempre con i piedi ben ancorati a terra? Ma sì, sicuramente sì, però ripeto, io insomma conosco il mister, conosco l'ambiente, conosco un po' i giocatori, lui ha sempre cercato di lavorare e di tenere insomma tutti quei piedi per terra, all'interno dello spogliatoio è sempre stato positivo e comunque ha dato la giusta carica e soprattutto è convinto di quello che possono fare i suoi giocatori, perché insomma io penso che da giocatore, da ex giocatore, quando hai un allenatore che ti trasmette fiducia, la fiducia la senti, la percepisci come quando hai un allenatore che non te la trasmette e quindi vedi la sua negatività. E sotto questo punto di vista assolutamente penso che sia così. Da ex giocatore, anzi da ex attaccante, Pampano doveva tirare di prima? Innanzitutto, e secondo è normale che lo stop è stato sbagliato e quello gli ha permesso poi di non fare gol. Avevo un allenatore che mi diceva lo stop cambia la vita, lo stop è tutto, ed è vero, perché se avesse fatto lo stop bene poteva benissimo calciare in porta. Anche quello di El Wasni nel primo tempo forse poteva cambiargli assolutamente la vita. Sì, quello con il lancio, se fosse riuscito a portarsela avanti sarebbe arrivato davanti al portiere, quindi avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Tra i giocatori che mancavano oggi, forse anche per fisionomica, e te lo chiedo perché poi la domanda in subordine sarà quali sono gli attaccanti che ti sono più piaciuti questa stagione, mancava uno che ti somiglia proprio a livello fisico, forse Francesco Maio, ti somiglia un po'. Ecco, lui è stato uno dei valori aggiunti di questo Notaresco in fase realizzativa, però ti chiedo quali sono stati gli attaccanti o comunque i centravanti che ti hanno maggiormente colpito, non per forza dal punto di vista realizzativo, anche nei movimenti spesso oggi agli attaccanti si chiede più del gol. Guarda, a me, vabbè, Maio lo conosco, che insomma ho avuto anche gli ultimi anni, ci ho giocato contro, ma è un giocatore secondo me molto importante per la categoria e oggi la sua mancanza si è sicuramente sentita. Un altro giocatore che mi piace molto è Cardella, che poi è andato alla Samp. Sì, è un giocatore secondo me molto, molto interessante, molto, molto bravo. E poi gli attaccanti, mo adesso è un po' un periodo difficile, non è che se ne trovino tantissimi. Diciamocelo ancora dopo essere stati eliminati dalla Macedonia del Nord. Però ripeto, questi due sono in questo momento sono gli attaccanti molto, secondo me, molto forti. Falle, che comunque anche lui, anche di caratteristiche un po' diverse, però insomma questi due attaccanti in questo girone sono quelli che a me piacciono di più. È cambiato un po' il ruolo del centravanti adesso, negli ultimi anni? Beh sì, è cambiato perché si prova a giocare molto di più, l'attaccante è molto più coinvolto all'interno del gioco della squadra, è diventato più un giocatore corale. Prima forse gli si chiedeva di meno di giocare e fare più gol, non è che adesso non gli si chieda, però adesso è più portato a giocare l'attaccante, però invece prima era forse un coppa a parte che si estraneava un po' dal gioco per poi arrivare in aria riapparire e fare gol. E su questo ti dico che molti attaccanti secondo me in questo momento questa caratteristica non ce l'hanno, cioè si è persa un po' la caratteristica di dire l'attaccante che ti fa gol, che ti sfrutta la minima azione dentro l'area, che vive per il gol. Adesso molti non
caratteristiche, momento, situazioni. O forse anche perché si gravita in una zona di campo in cui è anche più difficile fare la differenza. Assolutamente, assolutamente sì. Poi insomma giocare anche spalle alla porta non è mai semplice, giocare a 30-40 metri alla porta non è mai semplice, e quindi poi la differenza la fa quello che fa il gol, perché poi l'attaccante, per quel che si voglia dire, ma l'attaccante viene sempre giudicato per i gol, purtroppo è così. Sì. Assolutamente sì, peraltro te ieri eri al Bonolis per Teramo Pontedera, ecco, Bernardotto è il prototipo del centravanti che stavamo dicendo prima, che magari parte 30 metri, spalla la porta rispetto all'area avversaria e poi è veramente difficile, te non l'hai mai fatto quel lavoro lì? No, l'ho fatto anche parecchie volte, nel senso che da giovane facevo molto di quel gioco, poi con gli anni, gli allenatori che ho incontrato magari mi hanno portato poi a capire anche l'importanza di fare qualche gol in più. Però tornando magari a Bernardotto di ieri, anche lui per esempio è un attaccante secondo me molto valido, però in questo momento, ripeto, viene giudicato per il fatto che fa pochi gol, invece secondo me è un attaccante secondo me anche forte, almeno per quello che posso dire io da esterno, e ti dico che secondo me è un attaccante forte. Poi ci sarà l'annata che ne farà di più, l'annata che ne farà di meno, ma secondo me è un giocatore anche valido. Certo. Andrea, Maio, Cardella, Falla, ti piace il tridente? Caspita, in Serie D... c'è il meglio, peraltro ora due di questi giocano nella stessa squadra e forse si annullano in parte, direi che tra i due ora sta spiccando più Fal che Cardella, però sono due giocatori forti. Forse il discorso di prima non vorrei che dipendesse dal fatto che vengono molto pubblicizzati giocatori di fantasia o di tecnica, e invece chi poi ha capacità di presidiare l'area di rigore ha il fiuto, sono più celebrati i giocatori funambolici che l'Inzaghi di turno, cioè il giocatore che si sa muovere sulla linea del fuorigioco, si sa muovere in area di rigore e che fa il gol sporco, il gol facile, il gol a porta vuota, che fai di intuito, non perché sei particolarmente bravo tecnicamente. Non vorrei che molti di quei giovani che poi vanno in campo, iniziano a giocare, ci sia la frenesia di fare quel qualcosa in più, e prendo ad esempio quello che è successo oggi a Pampano, anziché sbattere in porta quel tiro, cercare di controllare, addomesticare, magari pensare anche a fare lo scavetto. Non so se nelle nuove generazioni ci può essere una presa di questo tipo piuttosto che essere più incisivi sotto porta. Sì. Oh, Peppe, se rimane un altro po', una decina di minuti, con noi ti facciamo vedere, grazie, ti facciamo vedere, poi ti liberiamo perché ti avevamo chiesto la presenza, però non ti vogliamo rovinare la domenica, già la rovinò chi ci guarda. Penso assolutamente se no, mi fa piacere, quindi sono venuto con molto piacere. Fai tu. Grazie, e allora facciamo così, ci vediamo. Il pareggio della Vastese a Montegiorgio e poi rientriamo e lo commentiamo. Finisce senza né vincitori né vinti la sfida del Tamburini fra Montegiorgio e Vastese in un match non ricco di emozioni e che nell'arco dei 90 minuti, soprattutto nella ripresa, ha visto la supremazia abruzzese, che però non è bastata per portare a casa il risultato pieno. In terra marchigiana si parte a buon ritmo con le due formazioni propositive. All'ottavo Jonathan Alessandro prende la mira dai 18 metri, ma la sua conclusione fa terminare il pallone sopra la porta difesa da Gagliardi. Il vento crea problemi nel controllo del pallone ai giocatori in campo, con la partita che non decolla e con tanto equilibrio ma zero emozioni e con i due portieri praticamente inoperosi. Bisogna così attendere il 31esimo quando Omiccioli, nel tentativo di rinviare di testa il pallone, colpisce male la sfera sfiorando la più classica delle autoreti con la palla che finisce di un nulla sopra la traversa della porta marchigiana. Tutto qui il primo tempo che si chiude logicamente a reti bianche. Nella ripresa al sesto minuto, espulso per doppio giallo mentre stava effettuando il riscaldamento, il giocatore della Vastese Marianelli, reo di aver prima bloccato il pallone e poi protestato con il direttore di gara. Primo squillo ospite al decimo con un tiro al lato di Agnello. Nella Vastese c'è Stivaletta in campo al posto di Alonzi. La gara resta però avara di emozioni con Montegiorgio e Vastese che si annullano. Si lascia però preferire nel complesso ora la formazione di Fulvio D'Adderio. Al 17esimo
sembra fatta per la Vastese, ma ad Alessandro si oppone Gagliardini da campione, salvando così porta e risultato. La risposta marchigiana arriva al 23esimo con l'ex notaresco Marchionni, che vede murata la sua conclusione in area ad Altobelli. La partita si ravviva con la Vastese di nuovo vicino al gol al 25esimo con Stivaletta, che chiama Gagliardini alla parata a terra in due tempi. Fra una sostituzione e l'altra si arriva così nella parte finale della contesa con la formazione abruzzese che chiede un rigore al 34esimo per un sospetto tocco con la mano di Zancocchia e con il direttore di gara che lascia però proseguire fra le proteste ospiti prima del forcing finale degli abruzzesi che premono fino alla fine ma in maniera infruttuosa con lo 0-0 che al 95esimo diventa così risultato finale e giovedì si tornerà in campo per il turno prepasquale con la capolista recanatese ospite allo stadio Aragona. D'Addario, ci avete provato soprattutto nella ripresa, avete avuto le occasioni per sbloccare la partita, alla fine non ci siete riusciti, è arrivato questo pareggio, soddisfatto? Ma no, non proprio, abbiamo regalato un tempo, un po' per l'adattamento al campo che è veramente indecoroso, non si può giocare una palla a terra. E poi anche per il vento che ci siamo, invece di avvantaggiarci nel primo tempo, ci ha reso la vita difficile perché abbiamo cercato sempre di calciare lungo, invece dovevamo fraseggiare. Secondo tempo è stata un'altra partita dove abbiamo creato, avuto occasioni dove poteva andare nettamente meglio. Contro una squadra che comunque è una buona squadra, potevamo penso fare meglio e portare a casa dei punti maggiori. Punto che comunque serve per muovere la classifica. È un brodino, quando uno sta male mangia il brodino. Credo che ieri abbia spiegato che tipo di partita andavamo incontro, cioè di una Vastese che è organizzata per ambire a traguardi diversi e oggi lo hanno anche dimostrato, però noi d'altro canto dovevamo cercare di limitare quelle che erano le potenzialità di questa squadra e credo che l'abbiamo fatto e forse con un po' un pizzico di coraggio in più potevamo anche creare qualche pericolo alla Vastese. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone live, prima della pubblicità abbiamo visto il pareggio della Vastese. E innanzitutto diamo la buona serata alla nostra Roberta Di Sante, che ti avevo quasi dimenticato, ti chiedo venia. No, ma io mi ero, cioè, stavo finendo di lavorare, poi mi ero un attimo addormentata in redazione. E poi ti abbiamo svegliato noi, ti abbiamo tirato per l'orecchio in redazione. Buonasera a tutti. Ciao Roberta, abbiamo visto il pareggio, Beppe, vediamo un attimo la classifica, perché poi in realtà a livello di classifica adesso c'è una specie di mucchione abruzzese che si gioca l'ultimo posto, perché considerate sempre che il Pineto ha due partite da recuperare, una il 20, una il 27 di aprile con Vasto Girardi, prima Porto d'Ascoli e poi il Vasto Girardi, quindi potenzialmente, noi glielo auguriamo al Pineto di fare 6 punti, potenzialmente sarebbe a 46, Notaresco 43, Vastese e Chieti 42. Ora la Vastese è un'altra squadra come il Chieti, correggimi se sbaglio, che probabilmente non era partita con l'assoluto obbligo di entrare ai playoff, ma anzi è stata una scoperta in corso d'opera che questa squadra avesse le possibilità per avere 42 punti in classifica. Non so te che ne pensi. No, hai detto bene, insomma, anche se ha dei buoni giocatori, insomma, sì, che ha calcato insomma campi importanti, come Agnello, come D'Alessandro, insomma, come Stivaletta, insomma, gente importante, oltre all'allenatore che insomma di tutto il rispetto, che ha fatto la sua carriera, ho anche avuto il piacere di averlo come mister. Senti, è cambiato D'Addario rispetto a quando ce l'avevi te? Penso di no. No, è rimasto sempre ad impatto, uguale. Ad impatto no, vabbè, è normale che avrà sicuramente limato qualche difettuccio, però per il resto insomma, penso che la sua passione, il suo modo di essere molto anche schietto, visto dall'intervista che ha detto relativa al campo, insomma, era una cosa che aveva e che si porta dietro. Il valore aggiunto anche di quella squadra penso che sia stata anche lui, perché comunque è vero che era un po' uscito dal radar. Come allenatore, aveva fatto quell'allenatore in seconda tempo, qualche anno, però è comunque
comunque un mister che... Senti, ce lo descrivi un po' più in campo che fuori dal campo. In campo ce lo descrivi un po', Fulvio D'Addario, perché come hai detto te prima, era un po' prima del ritorno, prima dell'arrivo a Vasto, ne avevamo persi un po' le tracce da quando era stato per esempio a Giulianova, qualche stagione fa, ne avevamo persi un po' le tracce. Ce lo descrivi nella sua modalità allenatore di campo? Guarda, io... ripeto, qualche anno fa hai detto molto bene, insomma, stiamo parlando di più di 20 anni, sono trascorsi più di 20 anni, però poi negli anni io l'ho incontrato anche, sì. Ci siamo scontrati insomma da avversari, però è sempre stato un allenatore molto meticoloso, molto pignolo, molto preciso, nel senso che allenamenti sempre molto intensi, era molto, ti ripeto, molto precisi in campo. Mi ricordo che o si faceva quello o si faceva quello, se provavamo gli schemi era molto, insomma, sempre la stessa cosa, però si doveva fare sempre un certo modo, quindi questo ha portato insomma anche lui a fare un'ottima carriera. È vero che poi gli ultimi anni era un po' uscito dal radar, come hai detto bene, però gli allenatori sono tanti. Poi era uscito dal radar nostro, nel senso, sì, ci siamo capiti, ma per carità, che poi il mister magari possa sapere. Assolutamente. Conoscendo il temperamento rischi. Assolutamente no. No, volevo chiarire. No. Però non aveva più fatto la Serie D, quindi sì, intendiamo sì, magari quello per lui. Però è allenatore importante, quindi che ancora può dire la sua. Andrea, invece sulla partita di questo pomeriggio a Montegiorgio, un pareggio che va meglio a chi? Bah, forse a nessuna delle due, perché le parole di D'Addario descrivono molto bene quello che è l'umore per quanto riguarda la Vastese, che avrebbe potuto vincere questa partita. Dall'altra parte, sì, può essere funzionale nel discorso rincorsa alla salvezza, però il Montegiorgio, che aveva fatto dei bei risultati, non ha una classifica particolarmente confortevole. Giocava comunque in casa e ricordiamoci che in settimana ha recuperato col Nereto vincendo al 91esimo 1-0, quindi evidentemente è un Montegiorgio che non sta attraversando in questa fase un grande momento, e lo conferma, se vogliamo, anche l'esonero di Mengo e l'avvento di un tecnico di grande esperienza. A proposito di allenatori navigati, che insomma in C ha allenato diverse squadre, ma era fermo almeno a questi livelli da un bel pezzo, come appunto Brini. Però evidentemente questa scossa vera e propria non c'è stata, la vittoria stentata sul Nereto e oggi questo 0-0. Quindi io penso che da questa gara, da questo 0-0, nessuna delle due esca particolarmente contenta, e Montegiorgio ora ha una trasferta cruciale come quella di Chieti. Vediamo l'episodio da Moviola, poi ti giro le considerazioni di Luca Di Pasquale, che ci ha scritto, lo saluto, lo ringrazio, ti ha fatto proprio un'analisi, una risposta che merita qualche minuto, ci devi prendere un po' la rincorsa. Vediamo l'episodio da Moviola, Maurizio, perché questa rimessa laterale, la respinta, e poi c'è questo possibile fallo di mano. Andrea, te che ci vedi? Purtroppo c'è il centravanti lì che va a impallare l'inquadratura. Allora, guarda, se vuoi la mia, certo, è un grosso giocatore rischio del Montegiorgio, è con la mano sinistra. Sì, ed è anche entrambe le braccia sono comunque staccate dal corpo. Sì. Ci poteva stare, però davvero sui falli di mano è sempre difficile avere una certa coerenza. Certo, col braccio così staccato dal corpo, movimento forse non fino in fondo congruo, ci poteva stare. Anche perché l'arbitro ha una visuale, Roberto, e poi Peppe, migliore della nostra. Sicuramente l'arbitro è proprio lì vicino. Non è impallato. No, non è impallato. Effettivamente il giocatore fa questo gesto un po' innaturale con la mano, con il braccio.
come a voler togliere. Sì, effettivamente è un intervento un po' scomposto, probabilmente ci poteva stare. Peppe, avresti protestato tanto, poco, che tantissimo? Dici tu, che sei più esperto di noi. No, innanzitutto da capire se l'ha toccata, perché cioè, non riesco a capire. Sì, l'impressione, cioè, che noi possiamo avere solo un'impressione. È normale che se l'ha toccata è calcio di rigore, cioè, fuori di dubbio. Ora magari lui ha pensato che non avesse toccato il braccio e quindi il pallone avesse fatto un altro movimento normale, insomma, visto lo stop a seguire che ha fatto il giocatore. Quindi però, insomma, se io da attaccante avrei protestato, è normale. Ti chiede Luca da casa un giudizio complessivo sul girone. Livello. Ma il girone, ma guarda, ogni anno tutti dicono sempre ma il girone, i vari gironi, è calato il livello. Secondo me il livello, tra virgolette, è sempre difficile, insomma la Serie D è sempre un campionato complicato perché ne vince una, i playoff, tra virgolette, quasi non servono mai a nulla e quindi alla fine è un campionato sempre, sempre complicato. E trovi sempre tanti giocatori che magari scendono dalla Lega Pro, i giovani comunque sono secondo me anche ragazzi validi, perché comunque ne trovi di validi, quindi per me il livello è sempre uguale negli anni. È normale che lo vince chi sbaglia meno e chi ha un cammino più omogeneo, perché come stavi facendo un'analisi tu all'inizio del Notaresco, e il Notaresco ha avuto questo, è stata sempre altalenante come cammino, la stessa cosa il Pineto, la stessa cosa insomma le squadre che stanno lì in alto. Quindi secondo me alla fine i campionati li vince chi sbaglia meno e chi ha un cammino. Tanto è vero che la Recanatese non è stata proprio, non ha fatto una sequenza di vittorie incredibili, però è anche vero che rispetto alle altre ha sbagliato meno impegni possibile, le partite che magari rischiava di perdere le pareggiava, qualcuna ha anche persa. Assolutamente, assolutamente. Però è, diciamo che è quella che è riuscita nel tempo a essere più solida, ad avere una maggiore continuità di rendimento. Chiediamo un giudizio sul livello del girone al direttore sportivo del Pieto, che lo intravedo. Adesso vedo in collegamento, chiedo la buona serata a Moreno Sacchetti. Ciao Moreno. Buonasera Jacopo. Buonasera a te. Allora, rivederti e darti del direttore sportivo, mi sembra che sia passato tantissimo tempo, i capelli bianchi per fortuna io li copro un po' con il gel, un po' ce ne ho pochi, però insomma un po' di tempo è passato, perché insomma dai campi abruzzesi adesso direttore sportivo, sono passate le stagioni. Esatto, di tempo però... ne è passato, i capelli bianchi sono arrivati purtroppo. Ma te non ce li hai? Ma te non ci vedi? Non si vedono. Sarà la luce sopra. Senti, il livello di questo campionato, tra poco ti facciamo vedere il pareggio che immagino vi abbia lasciato molto, molto rammarico col fanno di questo pomeriggio. Il livello che hai trovato quest'anno del girone F? Molto, molto equilibrato. Molto, soprattutto nel girone di ritorno. Tutte partite iper equilibrate dove l'episodio la fa da padrona, ecco. Non c'è una squadra ammazza campionato, nonostante la Recanatese stia facendo un ottimo campionato, però noi comunque ad esempio con la Recanatese sia all'andata che al ritorno abbiamo disputato due ottime partite, poi in casa abbiamo perso per un episodio, ecco. Quindi un campionato equilibratissimo. Certo. Intanto fatemi ringraziare la famiglia Teramo, un saluto ad Andrea e buona Pasqua a tutta la redazione, noi vi auguriamo ovviamente buona grazie Pasqua. Grazie mille altrettanto. Grazie davvero, poi avremo tempo perché poi giovedì sarà un'altra giornata dedicata al calcio che non ve la racconto nemmeno, perché poi ve la descrivo più o meno quella che sarà. Intanto però ci andiamo a vedere Pineto Fano, servizio di Roberta Di Sante. 1-1. Impatta 1-1 il Pineto contro il Fano tra le mura amiche del Mariani Pavone, un pareggio giusto per l'andamento della gara ma che lascia l'amaro in bocca ai biancazzurri che avanti per oltre 90 minuti incassano la rete che nega la gioia dei tre punti in pieno recupero. Amaulo conferma il 3-5-2 ma è costretto a ridisegnare la linea del centrocampo per sopperire alla pesante assenza di Paoli, inserisce dal primo minuto Cascione e Di Giacomo quinti di centrocampo accentrando Pezzotti con Mininkler e Domizzi in mediana. La coppia d'attacco è del Mastro Romano. Risponde
grande catalano confermando il 4-2-3-1 con Zafestas tra i pali a sostituire lo squalificato Olivieri, mentre in avanti Trillo sopperisce all'assenza di Tortori sulla tre quarti nel tridente con Casolla e Variale, alle spalle della prima punta Broso. Pronti via e subito ospiti che si fanno pericolosi in due occasioni con un ispirato Variale. Dopo appena due giri di lancette l'esterno riceve un preciso filtrante sulla tre quarti e si ritrova tu per tu con Mercorelli, subito decisivo a salvare coi piedi. Passa appena un minuto e ancora Variale fa partire un diagonale ad incrociare, impegnando nuovamente l'estremo biancazzurro che si allunga e salva i suoi. La risposta del Pineto al sesto con una girata dal limite di Mininkleri, sulla quale Zafestas si fa trovare pronto a bloccare a terra. Si rompono gli indugi al quarto d'ora, il Pineto si riversa in avanti con Del Mastro che conclude a botta sicura sul diagonale. Il direttore di gara ravvisa un fallo di mani di Manè. Dal dischetto il cucchiaio di Romano è perfetto e spiazza Zafestas, portando in vantaggio il Pineto alla primavera occasione utile. Quindi insistono ancora gli adriatici al 25esimo con una punizione di Pezzotti sul palo lontano a cercare Mininkleri, che prova due volte a superare la difesa, si fa perdonare Manè che mura la conclusione del fantasista spedendo in corner. Ma l'occasione più ghiotta è per gli ospiti. Al 34esimo Fano a un passo dal gol del pareggio, si riversa in avanti la formazione granata. Casolla riceve palla nel cuore dell'area di rigore, ma poco cattivo calcia centralmente. Mercorelli respinge, ma c'è Zanolla, seconda conclusione e ancora un miracolo dell'estremo biancazzurro a dire no. Nella ripresa, così come nel primo tempo in avvio, subito Fano pericoloso al quarto con una conclusione dal limite di Zanni che di collo pieno spedisce di poco alto. Prova a cambiare qualcosa a Catalano, che opta per un doppio cambio richiamando a sé Manè e Del Rosso per Bavassori e Palazzo. Al nono Romano in area riceve un buon pallone ma prestato, perde l'attimo e l'azione sfuma. Ancora Pineto al 12esimo dialogano Mininkleri e Del Mastro che prova a mettere in mezzo, ma la difesa granata chiude con ordine. Lampo di Variale al 14esimo che dalla sinistra fa partire una conclusione a giro che scheggia il palo, brividi per il Pineto che si salva, sfortunato il numero 7 granata. Quindi cambia anche Amaolo che al 19esimo sostituisce Romano con Caprioli, avanzando Mininkleri al fianco di Del Mastro. La fase centrale della ripresa è combattuta, ma entrambe le squadre che si difendono con ordine non riescono ad essere incisive in avanti. Al 40esimo tegola per il Pineto, guai muscolari per Pezzotti che resta a terra ed è costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Al suo posto entra Minella. Il Pineto prova a creare pericoli con Barlafante al 43esimo, ma Zafestas si fa trovare pronto. Ma proprio quando i tre punti sembrano ormai cosa fatta, arriva la beffa per i biancazzurri che incassano un gol fotocopia rispetto a quello di Basso di domenica scorsa. Al 49esimo punizione di Carcalis, colpo di testa sul secondo palo di Bavassori, lasciato colpevolmente libero di incocciare in area e indirizzare alle spalle di Mercorelli, che questa volta nulla può per evitare il definitivo 1-1. Un passo avanti per il Fano verso la salvezza diretta, un passo che porta il Pineto a 40 punti, allontanando i biancazzurri dalla zona playoff, seppur con due gare da recuperare, e giovedì si torna di nuovo in campo. Prima di tornare da Moreno Sacchetti per l'analisi della partita, Roberta, da te per chiederti, anzi per dire, innanzitutto il Pineto non è fortunato per gli infortuni. No, certamente no. È un momento io adesso tragico. Tu dici, ma a te sei partito dall'infortunio, ma come ti viene in mente aver visto la cosa della partita? No, sì, nessuna, adesso ci arriviamo, però insomma, Paoli settimana scorsa operato ad Ancona. Adesso si è fatto male Pezzotti. Dal punto di vista dei infortuni, no, nessuna giustificazione, però effettivamente è un periodo un po' tragico da questo punto di vista, perché ci sono anche dei giocatori acciaccati che stanno giocando, quindi è proprio un periodo particolare. Poi purtroppo Paoli non potrà più essere, insomma, d'aiuto almeno per questa stagione, perché ha subito questo intervento, tra l'altro ne dovrà subire un altro, quindi facciamo un grandissimo in bocca al lupo di cuore davvero. Oggi purtroppo Pezzotti ha avuto questo guaio muscolare ed è cioè, nel caso in cui, adesso vediamo di che entità, perché probabilmente ancora non lo sapranno nemmeno loro, poi magari chiediamo a Moreno, sicuramente per giovedì non ci potrà essere, ed certo. È un'assenza pesante, anche perché sono tutti a centrocampo, quindi è proprio una cosa, insomma, diventa, quando comunque poi ti mancano dei giocatori
giocatori. Poi voglio dire, Moreno faceva il difensore, Peppe Gigio faceva l'attaccante, non possiamo neanche surrogare noi, anche volendo. Cioè, anche volendoci mettere qualcosa noi, ma non possiamo. Oh, vado da Moreno Sacchetti perché adesso con un sorriso proviamo a stemperare quello che è un po' un pomeriggio beffardo. Anche se abbiamo visto che comunque il Fano le opportunità le ha create. Sì, dai, è stata una partita molto, diciamo, equilibrata. Dai, il pareggio alla fine è il risultato più giusto. Certo, c'è grande rammarico perché comunque fino al 93esimo eravamo in vantaggio e vincere questa partita sarebbe stata veramente la partita, ecco, della sofferenza, del sacrificio. Sarebbero stati... 3 punti, 6 punti, ecco, questa partita sarebbe stata una vittoria doppia. Un peccato perché poi è arrivato su un calcio piazzato e secondo, e quando si prende gol su un calcio piazzato vuol dire che si manca un po' di concentrazione. Questo è un aspetto che sicuramente dobbiamo curare il più presto possibile, perché non ci possiamo permettere. Più o meno lo stesso episodio di domenica scorsa, Moreno, quindi insomma è una cosa che si è anche ripetuta nel giro di una settimana, sì, due volte. Esatto, anche questa, anche oggi un uomo libero sul secondo palo, quindi poi su una linea, su un calcio piazzato da tre quarti, dai, non si può lasciare un uomo libero, che lì è mancata sicuramente la comunicazione, quindi è un po', dai, la responsabilità sicuramente è di tutti, certo, e non ce lo possiamo permettere, soprattutto in questo momento. Fatemi salutare, ha scritto il messaggio Roberto Federe che dice: Notaresco e Pineto forse hanno perso una grande occasione. Però prima di far chiedere qualcosa da Andrea a Moreno Sacchetti, allo stesso Moreno, volevo chiedere, allora, io parlo per... questioni mie personali, perché quando si hanno delle partite da recuperare, io ne avrei una in Serie A ancora da recuperare che va avanti da settimane e settimane, come, cioè, le si affronta sempre pensando beh vabbè tanto abbiamo comunque due partite da recuperare, c'è questo rischio che le si dia un po', no, sempre un po' troppo per scontato il fatto che hai delle partite ancora da giocare? Oddio, ragionare così secondo me sarebbe un po' troppo superficiale. Noi dobbiamo pensare di partita in partita, anche perché ne mancano pochissime, quindi è giusto così, la strada è questa, pensare partita per partita, preparare al meglio ogni singola partita. Oggi è andata così, dobbiamo capire gli errori che abbiamo commesso e da domani subito metterci al lavoro per preparare al meglio la partita di Piedimonte Matese. Certo. Ecco, anche in virtù di questo posso chiedere se magari, viste le tante partite da recuperare, visti i tanti infortuni, se c'è un po' di rammarico per aver lasciato partire dei giocatori che il Pineto aveva e che oggi potrebbero, sarebbero potuti risultare molto molto utili alla causa biancazzurra. Ma alla fine comunque, ecco, abbiamo perso Paoli per un infortunio che purtroppo può succedere, per uno scontro di gioco tra di noi addirittura. Oggi Marco per il primo, diciamo, infortunio muscolare che abbiamo dall'inizio dell'anno, quindi sono, ad oggi è difficile dare una valutazione. Però sono contento, c'è un aspetto molto positivo che, ecco, oggi hanno giocato quei ragazzi che magari... hanno giocato meno durante quest'anno e hanno risposto molto bene, e quindi questo è un aspetto molto positivo, perché vuol dire che il gruppo è molto compatto, anche chi gioca meno e poi viene chiamato in causa è sul pezzo, e questo è di buon auspicio. Questo, Andrea, sicuramente. Non so se vorrei fare una domanda anche te a Moreno Sacchetti. Sì, una domanda un po' più in generale rispetto a quelli che erano gli obiettivi d'inizio stagione, che penso fossero obiettivi comunque ambiziosi, se hanno fatto un'ulteriore analisi e insomma del fatto che Pineto non è riuscito a competere per i primissimi posti, e come valuta il ritorno di Amaulo? Allora, sicuramente il ritorno di Amaulo è stato positivo, perché comunque c'è stata una scossa, c'è stato un cambio di regime importante, i risultati ne sono la prova. Certo, adesso queste ultime due partite
è mancato un po' il risultato, a Basto è mancato il risultato, però la prestazione c'è stata, oggi sì, oggi forse abbiamo sofferto un po' troppo, però ci sta, è una partita strana, difficile, è mancata una presenza importante come quella di Lorenzo Paoli, che comunque ha un peso specifico importante sia all'interno dello spogliatoio che in mezzo a campo, quindi era una partita particolare dove comunque i ragazzi, ecco, hanno risposto bene, con personalità, soffrendo, lottando su tutti i palloni, a cospetto di una squadra molto forte come il Fano, che è una squadra in salute, che sta bene fisicamente e ci ha messo in difficoltà. Peccato, perché, ripeto, una partita che alla fine lascia del rammarico in bocca, perché la potevamo portare a casa. Come obiettivi, ripeto, noi comunque vogliamo sempre essere protagonisti, cioè, nonostante gli infortuni, nonostante quel periodo un po' così, comunque vogliamo far parlare di noi, quindi essere protagonisti fino alla fine con tutte le nostre armi. Questo è poco ma sicuro. Oh, prima di salutare Moreno Sacchetti e ringraziare lui e il Pineto ovviamente per la disponibilità, poi scendiamo negli spogliatoi per sentire i due allenatori, però lo liberiamo ovviamente. Volevo chiedere se è chiaro che la concentrazione sulle partite restanti, però se un dirigente in questo momento già fa comunque delle valutazioni sull'organico a disposizione e su quello che potrebbero essere, su quelli che potrebbero essere le conferme, le probabili conferme del prossimo futuro. Ma io personalmente le decisioni di solito su un calciatore le prendo proprio in questi momenti, cioè nei momenti di difficoltà. Chi viene fuori nei momenti di difficoltà, ecco, per me, per come vedo io il calcio, lì è un giocatore su cui poter contare. Perché ripeto sempre, sono i giocatori veri, si vedono quando le cose vanno male, ok? Come ragionano, se sono positivi o negativi e tutti questi particolari. Io quindi proprio in questi momenti sono molto attento a come rispondono i calciatori per poi decisioni future. Certo, ma un tuo gol Andrea Costantini l'ha mai commentato, l'ha mai fatto in telecronaca? Questa è la domanda delle domande. Non so se forse fece un gol in un Alba Montorio. Alba Montorio, possibile, sì. Forse potrebbe essere da un'azione d'angolo, qualcosa del genere, cioè, sì. O un mezzo flash. Cross al centro, difensore centrale che viene a saltare di testa. Gol dell'ex. D'angolo. Sì, tra l'altro gol dell'ex. Gol dell'ex. Sì. Vedi, abbiamo trovato anche la chicca. Ma io ho fatto Benissimo. I miei gol alla fine ho giocato in eccellenza, quindi ho avuto una carriera mediocre. Invece c'è un giocatore importante che ha fatto gol pesanti, che saluto. Ciao Moreno, grazie. Ciao. Va bene. Ciao per te. Grazie Moreno, buon lavoro. Ciao Moreno. Bocca al lupo. E buona Pasqua, grazie, ovviamente. Oh, mi stavo dimenticando. Anche a voi. Buona Pasqua. Grazie. Ciao Moreno. Buona Pasqua a voi. Ciao Roberta, buona serata. Oh, ci scendiamo negli spogliatoi, poi ci commenti un po', ci dai una piccola analisi di quella che è stata la partita di questo pomeriggio, oltre a quella che abbiamo analizzato col DS Sacchetti. Scendiamo negli spogliatoi. Se analizziamo la partita nelle altre 90 minuti, il pareggio è il risultato giusto, però a quel punto al 94esimo prendere gol su un calcio piazzato dove sapevamo la loro pericolosità e avevamo studiato anche un po' una situazione di quel tipo, prendere gol fa male. Domenica scorsa lo stesso abbiamo preso il gol su un calcio d'angolo dove non abbiamo fatto una marcatura già preventivata, quindi sono delle situazioni un po' di mancanza di attenzione, peccato perché a volte bisogna portare via anche un risultato positivo, anche sporco, un gioco sporco, con una partita difficile, perché il Fano si è dimostrato una squadra forte e noi sicuramente qualche difficoltà l'abbiamo in questo momento e potevamo magari essere più pericolosi su qualche ripartenza dove potevamo anche chiudere la gara e lì siamo stati poco cattivi e poi ormai la partita era finita, dovevamo portarla a casa cercando di prestare più attenzione. Con i vari infortuni, però considerate anche le partite da recuperare, l'obiettivo playoff è ancora centrabile. Ma in questo momento è presto, prematuro, darsi un obiettivo, perché è vero che abbiamo due partite da recuperare, però io direi di guardare di partita in partita, dobbiamo un attimo ritrovare l'identità di squadra, perché sicuramente adesso qualcosina abbiamo perso, qualche problema ce l'abbiamo in organico e dobbiamo un po' sopperire, dobbiamo essere bravi a sopperire quelle magari
mancanze in questo momento, che ci dà quell'equilibrio che forse avevamo prima, avevamo trovato adesso, e dobbiamo riuscire a trovare la compattezza di squadra in un altro modo. C'è molto rammarico in relazione alla prestazione effettuata. È chiaro che il gol al 90esimo ci fa essere contenti e al tempo stesso fa rammaricare gli avversari, però oggi il Fano è venuto qui per cercare di vincere. Credo che abbia fatto una partita veramente di livello e fino alla fine ha provato in tutti i modi per pareggiarla. Credo che nel computo totale della partita il pareggio assolutamente non sia stato un risultato rubacchiato, anzi. Io quando parlo di consapevolezza dei nostri mezzi, ma bisogna avere anche l'umiltà di capire che non giochiamo da soli, c'è una squadra importante, ben allenata dall'altro lato, e quindi non era facile venire qui e fare la prestazione che abbiamo fatto. Io sono contento di questo. Roberto, vengo da te perché mi hanno un po' stupito, ma magari io non sono addentro alle questioni Pineto come lo sei te, Amaro, quando dice dobbiamo ritrovare un po' l'identità di squadra che abbiamo perduto. Lo sapevo che avresti notato questa cosa. No, perché cosa, effettivamente perché... è una cosa che balza agli occhi, che un allenatore ammetta che forse in questo momento un po' di identità di squadra sia andata perdendo. Come mai? Allora, Mauro, innanzitutto... O secondo te è stato troppo severo nel giudizio? Allora, io credo che Amaro sia, quando comunque fa le interviste, credo che sia un allenatore che riesce cioè una persona molto a modo, ma che dice comunque le cose come stanno, cioè molto schietto e molto onesto poi nel dire anche quando, ecco, riconoscere anche quando la squadra sbaglia. Effettivamente è un momento complicato, quindi lui secondo me ha voluto magari essere un po' prudente, conoscendolo anche caratterialmente un po' come lui come allenatore, perché comunque è da tanti anni che allena Pineto, quindi insomma diciamo che abbiamo imparato a conoscerlo, quindi sicuramente ha voluto utilizzare un po' di prudenza, però effettivamente è vero che questo è un momento complicato e lo dicevamo prima, per via comunque di dei tanti infortuni anche pesanti, e quindi effettivamente la squadra, togliendo dei perni importanti come Paoli, adesso si è fatto male anche Pezzotti, deve un attimino ritrovare un po' di equilibrio. Oggi hanno giocato dal primo minuto due ragazzi che dal primo minuto non avevano giocato mai, quindi sono stati inseriti giocatori nuovi, è stata ridisegnata la linea del centrocampo, quindi è normale che questa squadra, è vero che si allenano insieme dall'inizio del campionato, qualcuno è arrivato poi all'inizio del girone di ritorno, quindi ormai si conoscono, i meccanismi sono rodati, però quando poi un conto è l'allenamento, un conto è poi, poi quando giochi la partita. Quindi, vabbè, ti chiedo se non è facile. Certo, ti chiedo se per un giocatore è importante anche sentirsi dire dall'allenatore, sentire che l'allenatore richiama un po' all'ordine la squadra, dice signori così non va, oppure si corre il rischio di essere troppo no, penso di, cioè, ti dico di no, nel senso che poi è normale che ogni giocatore ha il suo carattere, quindi certo, quello è logico, certo. Però ha detto una cosa giusta il direttore Moreno poco fa in collegamento, quando ha detto che lui fa le valutazioni nel momento in cui è in difficoltà, perché è pur vero che nei momenti di difficoltà viene fuori la gente che poi è quella che, certo, che ha gli attributi, diciamo gli attributi, ma non perché comunque nei momenti di difficoltà si vede la persona, l'uomo, il giocatore, quello che va in campo, perché sai, quando le cose vanno bene è tutto semplice. E quindi ha fatto una considerazione giusta, ma il mister penso che ha detto anche lui le cose giuste, insomma. Il Pineto ha un'ottima squadra, è una squadra che dovrebbe stare almeno come il notaresco, insomma, nelle posizioni un po' più alte, è logico che le due partite che deve recuperare in questo momento cominciano a pesare, perché da una parte ci si potrebbe cullare del fatto di dire beh,
ho le due partite ancora a disposizione. Io ho ancora quel Bologna-Inter che non me la fanno giocare, e dici vabbè, però abbiamo una partita da recuperare, però questo non deve essere un... No, assolutamente no, perché poi non sai come ci arrivi in quel momento, e in questo momento il Pineto ha tanti infortuni, ha avuto tanti infortunati, quindi magari ci arrivi nel momento in cui ti mancano 6-7 giocatori e diventa difficoltoso, no? Quindi, ripeto, ha detto delle parole giuste, e quindi loro devono un attimo ritrovarsi, quindi sanno loro poi, tra virgolette, se il mister ha detto ciò vuol dire che anche lui percepisce qualcosa, ha percepito qualcosa dalla squadra, e quindi sanno loro come rimettere a posto la situazione. E se adesso devono compattarsi per riuscire a trovare appunto una nuova identità e ripartire. Certo. Ci spostiamo nel Lazio adesso, dopo aver visto due partite in Abruzzo e una nelle Marche. Andiamo a Fiuggi, al Capo ai Prati, dove cade il Castelnuovo 1-0 contro il Fiuggi. 5 risultati utili consecutivi e un grande momento di forma per entrambe, anche se con obiettivi differenti. L'Atletico Terme Fiuggi vuole consolidare la zona playoff, il Castelnuovo Vomano evitare quella playout. A 7 giornate dal termine non si può più sbagliare, è il momento di fare sul serio. Dal Capo ai Prati di Fiuggi, 27esima giornata di Serie D, girone F, questa è Atletico Terme Fiuggi Castelnuovo Vomano. Buon pomeriggio da Francesco Mancini e Marco Daguanno. Inizia qui la partita con il calcio d'inizio, Ludovici sul punto di battuta, ancora il pallone, cercare nel mezzo, la prima conclusione pericolosa, il palo, e con Novi che era sulla traiettoria, ancora densità alla fine della battuta 2 con Manari, traiettoria interessante, e attenzione alla rovesciata di Soe, non era male, pallone di poco al lato. Un Fiuggi che ha fatto un ricambio importante nel mercato invernale. Attenzione al traversone, non è male. Un colpo di testa, una serie di ribattute. Alla fine c'è la deviazione in porta decisiva. Si porta in vantaggio la formazione di casa su una serie di batti e ribatti. Aveva colpito anche Soe. De Gidio fa valere la propria tecnica, rientra sul sinistro, poi va sul destro, grande qualità, il pallone passa Colì, non riesce, poi il salvataggio sulla linea miracoloso e prodigioso di Jakubiv. Insieme a Sparvoli è uno dei più esperti di una squadra molto giovane, attenzione alla traiettoria sul secondo palo, Emili, prodigioso intervento in uscita di Novi, decisivo il portiere del Fiuggi. Va sul primo palo, dove era ben appostato un giocatore del Fiuggi che ha messo fuori. Poi ancora pallone interessante nel mezzo, la traversa con Novi che sembrava non arrivarci. Guarda il cronometro, è iniziato il secondo tempo di Atletico Terme Fiuggi Castelnuovo Vomano per Emili che può mettere a terra questo pallone. Sta variando ancora il 10, poi San Severino, tiro cross interessante con Novi che rimane sulla traiettoria. In questo secondo tempo, ancora il traversone teso, frabotta, allontana come può. Ancora il traversone nel mezzo, si salva Montesi, poi una rovesciata in qualche modo ancora Jakubiv. Poi De Gidio si gira in qualche modo, continua a lasciar correre, non c'è fallo, quindi contropiede, attenzione perché è un 3 contro 2, vediamo come gestirà il contropiede il Fiuggi. Bellissima azione personale, ancora va direttamente in porta il destro, poi sull'esterno della rete. Poi De Gidio, 1-2, ancora cercato con Emili, poi il pallone buono per Ludovici, Bubalo, poi il Morelli sul secondo palo, ancora Novi si distende e in due tempi agguanta il pallone. Quindi ultime possibilità per il Castelnuovo Vomano, ancora con De Gidio, il pallone in mezzo, Bubalo non arriva, il colpo di testa. Rizzitelli, prosegue ancora il 4, partita generosissima, poi riesce a vincere anche il rimpallo. Ancora Rizzitelli, prova con il sinistro, applausi comunque per il Capo ai Prati, ma conclusione centrale e finisce qui. Il Fiuggi conquista 3 punti importantissimi, vincendo per 1-0, decide la rete di Prosperini. Ancora seconda vittoria consecutiva per la formazione di Romondini che sale a 47 punti. Il prossimo turno sarà il 14 aprile, prima di Pasqua, l'Atletico giocherà a Vasto Girardi. Un saluto a tutti e un caloroso ringraziamento da Francesco Mancini e Marco Daguanno. Allora, eccoci rientrati, tra poco andremo in pubblicità, però peraltro il Castelnuovo, Peppe, è una squadra che... non so se hai visto, ma che andrei a vedere sicuramente, probabilmente già tra 4 giorni. Oggi mancava, aveva parecchie assenze, però mentre vedevamo il servizio parlavamo di Lorenzo Emili, probabilmente giocatore che il salto è prossimo a farlo.
Assolutamente sì, guarda, Castelnuovo è stata la prima squadra che ho visto quest'anno a Pineto, quando ha fatto la prima di campionato. La prima di campionato, sì. Fece una grandissima impressione, poi l'avevo vista in precampionato, in qualche amichevole, ed era veramente la squadra costruita bene. Poi insomma le varie vicissitudini hanno portato un po' a smantellamento della squadra, e quindi in questo momento sta facendo più fatica nel raggiungere l'obiettivo della salvezza. Ritornando ad Emili, penso che sia un giocatore che in questo momento debba fare il salto, insomma. Anche se qui ci scrivono che quando non si accende De Gidio il Castelnuovo stecca. Effettivamente anche De Gidio è un giocatore dal cambio di passo, dal cambio di ritmo, che spesso è servito e ha tolto un po' di castagne dal fuoco al Castelnuovo. Hai detto bene. Però insomma sono due giocatori che meritano, insomma, di anche loro tutti e due di fare il salto, anche perché insomma sono in un momento della loro carriera, della loro vita calcistica nel pieno, quindi possono sicuramente dire la loro. Quindi per le società che stanno qui in zona sarebbe opportuno, insomma, dare un'occhiata. dare un'occhiata, perché comunque i ragazzi ci stanno. Certe volte bisogna avere un po' di coraggio e insomma dare l'opportunità della scommessa, perché in giro veramente ragazzi validi ci stanno, e che molte volte si va sempre sul sicuro piuttosto che cercare di dare l'opportunità a qualcuno. Andrea, invece, a proposito di vicissitudini, chi non sembra averne risentito più di tanto il Fiuggi, che insomma di vicissitudini ne ha avute in stagione, e però è sempre lì. Sì, perché ha perso Falle e Ficarra, ma ha trovato Soue, che è un giocatore che ha garantito gol e anche un certo apporto alla fase offensiva. E bisogna dare merito al Fiuggi, che ha saputo cambiare pelle. Chiaramente la squadra era indebolita rispetto all'inizio, ma non a tal punto da uscire dalla zona playoff e restare con questo equilibrio dentro la zona playoff in maniera abbastanza solida. Davvero un plauso a Romondini e a chi ha rifatto la squadra partendo da nuovi presupposti e perdendo quei giocatori. Peraltro io, nel vedere l'azione, magari avrei preparato qualcosa se avessi potuto, io ho un sospetto di fuorigioco qui sul gol di Prosperini, un po' per la posizione di Soue che tocca la palla, ma soprattutto perché quando la palla viene toccata da Soue, prende la traversa, il portiere è fuori dai pali, c'è un giocatore del Castelnuovo sulla linea di porta e poi probabilmente, non so se Colì allora tenga in gioco Prosperini, che è quello che fa il colpo di testa decisivo. Perché ho capito cosa vuoi dire. Sì. Cioè, se ce n'è solo uno è fuori gioco, ovviamente. Se c'è solo il difensore. Lì c'è un difensore che fa le veci del portiere, in pratica. Okay. E poi bisogna vedere se Colì tiene in gioco o meno, ma è davvero difficile da intuire, perché il tocco decisivo, l'ultimo, è quello di Soue. No, dobbiamo andare un pochettino indietro, Maurizio. Un po' prima, perché la palla prende la traversa e prende la traversa sul tocco di Soue. E quando Soue tocca la palla, Natale è fuori dai pali e c'è un difensore del Fiuggi. Ancora indietro. Diciamo una decina di frame abbondanti. Ancora. Praticamente è qui. Un frame prima? Ecco qua. Quindi c'è il difensore vicino alla riga di porta, ok, e poi Colì tiene in gioco o no Prosperini? È davvero difficile in quel mucchio, però è un qualcosa che ora ho carpito un attimo, perché era molto vicino alla riga di porta con Natale fuori e in effetti c'era un mucchio. Vallo a capire poi se era fuori gioco o meno. Però complimenti in complesso al Fiuggi per come ha gestito la partenza di alcuni assi, ma complimenti anche al Castelnuovo, che anche oggi ha dimostrato di essere in condizione. Sì. Ha colpito dei pali, ha giocato una partita volenterosa, una gara di sostanza. È mancata un po' di fortuna contro un avversario in palla, ma il Castelnuovo oggi non è stato da meno, davvero, davvero un peccato. Però se Castelnuovo saprà replicare queste prestazioni, avrà tante carte da giocarsi per arrivare ad una salvezza che resta comunque difficile, perché c'è davvero tanto traffico in zona playout. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, rientro tra Stevere e Nereto e poi vediamo il prossimo turno di giovedì.
Ultimissima parte dell'Abruzzo del pallone, siamo per andare a vedere tra Stevere e Nereto, però insomma la notizia, Andrea, che tutti aspettavano e che mi ha segnato Smalling al Fantacalcio. Cose incredibili, bene. Pazzesco, non ci volevo credere, sono andato a controllare, ma veramente ha segnato Smalling al Fantacalcio. Sì, con la Roma che l'ha ribaltata in 3 minuti alla fine. Pazzesco, pazzesco. Però mi fa piacere perché gli attaccanti sono andati male. Va bene, torniamo seri, tra Stevere e Nereto, andiamoci a vedere il servizio. Buon pomeriggio amici ascoltatori e ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma, 28esimo turno di Serie D, Girone F. Il Trastevere ospita il Nereto. Invece intervento di Massimo e Crescenzo, poi Macri danza ancora sul pallone, Macri lo lascia a Sannipoli, allargato su Emiliano Massimo di prima verso Fioretti, Palermo, e in due tempi poi blocca. Pallone ancora però del Trastevere dopo l'errore in fase di costruzione, attenzione a Sannipoli, prova a cercare l'ingresso in area, poi allarga per La Penna, uno contro uno, La Penna, il numero, La Penna in area di rigore, ancora sinistro al centro, deviazione e sarà calcio d'angolo, si salva il Nereto in questo caso. Fischia, anzi dà il suo ok l'arbitro Crescenzo, il pallone spiove con una mano Palermo, poi il colpo di testa doppio con Giordani che non inquadra la porta, clamorosa occasione a pochi passi dalla linea di porta. Pallone recuperato dal Trastevere, Emiliano Massimo. Massimo, Sannipoli al centro, Crescenzo di prima, Fioretti restituisce al numero 8, Crescenzo calcia Palermo in due tempi, Pasqualoni per Giordani, avanza e cerca Crescenzo di prima, il pallone per Macri, lo vuole portare lui, va a sfidare la difesa, poi 1-2 con Crescenzo, bellissimo, ancora Macri, finisce giù, arriva il fischio, il direttore di gara, calcio di rigore per il Trastevere. Parte la rincorsa, Macri spiazza il portiere e porta avanti il Trastevere al 23esimo minuto del primo tempo. Chiede l'aiuto di Torromino, poi attenzione, vince il rimpallo, Falsetta, ingresso in area, Falsetta calcia ma non inquadra la porta. Pallone verso Sannipoli, deve tenere, lo fa molto bene, poi cerca la sventagliata con Crescenzo in area di rigore, lo stop, Crescenzo al centro, deviazione la rete con Macri che mette a segno la doppietta. Allora al terzo minuto della ripresa, 2-0 Trastevere. Verso Cipriani dall'altra parte, ancora Nereto, area di rigore per Falsetta, serie di doppi passi, poi calcia, il pallone fuori, battuta lateralmente con Chinappi che poi torna in possesso della sfera, ancora il suggerimento, non è in fuorigioco, il tiro di La Penna che per poco non trova il terzo gol del Trastevere. Verso Pedalino c'è il fuorigioco secondo la panchina del Trastevere, non è d'accordo il guardialine, ancora il cambio fascia con Falsetta in area di rigore, la sposta sul mancino, Falsetta calcia, Semprini si oppone molto bene, poi Giordani. E arriva qui il triplice fischio finale, vince il Trastevere che torna al successo in casa grazie alla doppietta di Davide Macri, bravo a realizzare prima su calcio di rigore e poi a sfruttare la palla messa al centro da Crescenzo, fa festa anche mister Mauro Mazza per questa vittoria. E Nereto retrocede in eccellenza. Peppe, ti chiedo, allora prima mentre eravamo in pubblicità stavo parlando di quando sei sotto e ci ha raccontato anche un aneddoto che poi ci racconterai, è difficile cambiare la tendenza in corso d'opera, il Nereto non ce l'ha fatta, ha provato a cambiare qualcosa nel corso della stagione, 3 allenatori, alcuni giocatori si sono alternati, però poi ci sono le annate che nascono in un modo ed è difficile cambiare l'inerzia. Beh, hai detto bene, insomma ne parlavamo poco fa durante la pausa, quando sei sotto è tutto più difficile, tutto doppio. Perché quando fai punti tu fanno punti pure gli altri, non riesci mai a rimettere la testa fuori dall'acqua, come si suol dire. E Nereto quest'anno è partito male, insomma ha finito malissimo, ha cambiato, come hai detto tu, tanti allenatori, ma insomma lì la situazione è un po' particolare, visto anche la situazione societaria, quello che si è venuto a creare insomma, negli anni col passaggio poi da Giulianova a Nereto. Sicuramente dispiace perché comunque è un'altra realtà dove c'è voglia di fare calcio, dove insomma, anche la cittadina è predisposta a fare calcio, però insomma se lo devi fare lo fai magari in eccellenza, fatta con criterio, piuttosto che fare una Serie D in questa maniera dove alla fine mandi tutti a massacro e crei solamente dei malumori. Ci racconti quell'aneddoto di quando sei andato da Cireale? Ma sì, un po' di annetti fa
mi era venuto in mente di cambiare squadra. E ti sei andato a prendere un guaio. Mi sono ritrovato da primo in classifica a ultimo in classifica nell'arco di un giorno, nel mercato invernale. E quindi arrivai mister Ugolotti, insomma tu conosci bene, ci ritrovammo una squadra che poi era anche una squadra forte dove c'erano parecchi giocatori. E insomma alla fine girone d'andata 15 punti avevano fatto e quando arrivai giù risistemammo un po' la squadra. Le prime tre partite del girone di ritorno 0 punti. Quindi già da lì insomma la situazione era finita, no? E invece poi da lì abbiamo fatto 17 risultati utili consecutivi con vinco, pareggio, insomma, poi una sola sconfitta e poi alla fine siamo salvati all'ultima giornata. Quindi quando vincevi fuori casa e però andavi a vedere la classifica e quella che stava davanti a te aveva vinto di nuovo. Se pareggiavi pareggiato. Insomma, non vedevi mai la fine, però ripeto, poi la continuità sei riuscito a tirarti fuori, però ne parlavamo poco fa, quando sei sotto l'episodio ti va sempre a sfavore, certo. non è per essere negativi o positivi, ma molte volte l'episodio ti va sempre a sfavore, è brutto dirlo, ma è così. Così. Tra poco vediamo il prossimo turno, però ti chiedo, visto che abbiamo parlato di campionato di eccellenza, ti chiedo anche un giudizio sul tuo erede, sul tuo figlio che gioca a Giuliano, oggi in gol, complimenti a lui. Campionato di eccellenza, grandi firme, Avezzano, L'Aquila, Giuliano, c'è il Lanciano che però ha delle difficoltà, ecco, che consigli gli dai, se gliene dai? Ma innanzitutto complimenti insomma a Giulianova che quest'anno è ripartito insomma da zero, ricreando un po' di entusiasmo all'interno della cittadina con una nuova proprietà, quindi con un nuovo organigramma. È un gruppo di ragazzi, stanno facendo molto bene, insomma si ritrovano lì a secondi in classifica, hanno avuto anche l'opportunità di poter ambire alla vittoria, però insomma poi alla lunga i valori dei giocatori delle squadre importanti alla lunga vengono sempre fuori, quindi l'Avezzano indubbiamente ha meritato ancora non l'ha vinto, però insomma meriterà di vincere questo campionato. Quella che sicuramente è un po' al di sotto è l'Aquila, che non è riuscita ad oggi ad esprimersi come giusto che sia per i valori che ha. Per quanto riguarda mio figlio, complimenti a lui, bravo, insomma, sta facendo un bel campionato, è ancora giovane, però insomma consigli da papà uno prova sempre a dargli, come succede dall'altra parte, non spesso non vengono recepiti, come è capitato anche a me con i miei genitori, ma però insomma lui, vabbè, scherzando, li prende, li accetta volentieri. Poi magari come tutti i figli fa finta di non ascoltare, poi in fondo quando si è da soli si tende, mi aveva detto di fare così, magari sicuramente sì, anche perché poi qualcuno che è all'interno della squadra ha anche giocato con me gli ultimi anni, quindi capita che insomma viene fuori. Dice, anche ma che fare, non ascolti tuo padre, ma sei impazzito. Allora però, insomma speriamo che possa fare il suo percorso, ma a prescindere da quello insomma lo lasciamo fare. Assolutamente. Vediamo peraltro la classifica di eccellenza. Andrea, cosa manca, quanto manca all'Avezzano per raggiungere il campionato di Serie D? Molto semplice, manca una vittoria, perché l'Avezzano deve recuperare la gara di Penne, avverrà il 20 di aprile. Con un pareggio non sarebbe sufficiente, perché qui non c'è la classifica avulsa, un pareggio andrebbe a 70, quindi tre partite da giocare più 9 su Giulianova. Deve vincere a Penne per festeggiare il 20 aprile, altrimenti bisognerà vedere la giornata successiva, il 24 tornerà in campo il campionato di eccellenza, e quindi potrebbe essere Penne il 20 aprile, ma potrebbe essere una delle giornate successive. Comunque Avezzano a 3 punti dalla promozione. Vediamo il prossimo turno invece, il campionato di Serie D che torna in campo giovedì. Castelfidardo Aurora Alto Casertano, Castelnuovo San Benettese, che ti stuzzica, Peppe, andare a vedere? Sì, penso di sì, insomma, penso che andrò a vedere quella partita. Così vedrai Fall e Cardella e dall'altra parte Vini, Degidio, Colì, Sparmo, insomma, va bene. Dal punto di vista offensivo tanta roba. Tanta roba.
Piedimonte Giorgio, Fano Trastevere, il Pineto va a Piedimonte Matese. Piedimonte Matese, gara insidiosa. Sì, perché comunque è un campo complicato, è difficile andare a vincere a Piedimonte Matese, quindi è insidiosa, sì. Non ci sarà Paoli, ovviamente, non ci sarà Pezzotti, immagino. Non ci sarà Paoli, molto probabilmente non ci sarà Pezzotti, e quindi bisognerà anche in questo caso cercare di fare di necessità virtù, probabilmente giocherà Caprioli a centrocampo, perché insomma le alternative sono finite. Certo. Secondo impegno interno per il Notarisco contro il Tolentino, il Nereto va a Porto d'Ascoli, la Vastese ospita la prima della classe recanatese e poi c'è Vasto Girardi Fiuggi questo giovedì, ma ovviamente giovedì seguiremo la sera con Andrea Costantini, che saluto e che ringrazio. Andrea, ciao a tutti. Appuntamento alle 20:30? Assolutamente sì, 20:30 per due partite di Serie C, ma sarà anche l'occasione per vedere i servizi di Serie D, perché c'è appunto anche il turno infrasettimanale pre-pasquale della quarta serie. Eh sì, ci saranno Pistoiese, Pescara e Ancona, Matelica, Teramo. Ovviamente noi le seguiremo come di consueto. Grazie Andrea, grazie a Roberta Di Sante, grazie Roberta. Buonasera a tutti, grazie a te. Oh, io devo dire la verità, ringrazio Peppe Giglio, ma veramente in maniera doppia. Perché? Perché ce l'avevo messo d'accordo per una mezz'ora, l'ho sequestrato. Però mi ha fatto particolarmente piacere, ho scoperto veramente che... non so se ti sei trovato bene, spero. Assolutamente sì. Siamo contenti di averlo avuto con noi, dai. Ovviamente le porte per te sono... sempre aperte. Grazie Peppe per essere stato in nostra compagnia, buon lavoro, buon finale di campionato per questi, ovviamente quando non si lavora ci si aggiorna. Assolutamente è sì. Normale. Grazie Jacopo per l'invito. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Grazie a Maurizio da qui in regia, ma grazie a tutta la squadra di TV6. L'appuntamento è con l'Abruzzo del Pallone, domani sera alle 21 c'è il replay con Enrico Rocchi, martedì c'è Pro Teramo. E poi giovedì sera dalle 20:30 Abruzzo il Pallone Live, ovviamente dedicato ai servizi di Serie D e ovviamente alle dirette delle partite Pistoiese Pescara e ancora Teramo. È tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.